difficile. Ebbene, che taccia io, domando, possiamo prenderci 10 minuti adesso per eventuali interventi, sia sulla relazione di Daniele Salvordi, sia su quest'ultima? Il caffè non si raffredderà. Benissimo. C'è qualcuno che vuole intervenire? Prego. Forse ci vorrebbe il microfono. Grazie a tutti e tre. Mi sentite? Qui si sente. Se... Grazie. Grazie a tutti, grazie a Pontani. È una scuola molto interessante e farei solo un paio di osservazioni che non so se sono utili, però le dico. Prima di tutto, questa parecpasis cibules. Parecpasis è una digressione che fa parte di un testo più ampio, perciò non andrei a cercare nelle oracoli sibilline. Cercherei in un testo più ampio dove c'è un discorso di una sibula, per esempio l'Eneide di Virgilio. Il fatto che lui è greco in questo periodo potrebbe benissimo riferirsi a un testo latino. Non, forse non quello, però penso a un discorso di una sibula in una poesia più ampia e l'Eneide è la prima cosa che mi viene in mente. Per ciò che riguarda cochlidais, credo anch'io che deve essere cochlidais, o una emendazione su questa base. Bacchulides è troppo bello per essere probabile. E allora sarà un testo sulle colce, le donne di colce. La terza cosa è che sono un pochino meno ottimista di te sulla ricostruzione poetica di questa citazione. Il fatto che era nes e in parola poetica non garantisce per me che abbiamo davvero qui una citazione tale quale di versi. L'analisi metrica è un pochino problematica. Tutto qui, ti ringrazio. Ti ringrazio, la tua reazione coincide abbastanza con quella di Martin West, il quale anche lui ha dei grossi problemi, quindi dei grossi problemi con la metrica di questo pezzo. Sì, cioè è vero, la metrica crea delle difficoltà e si può pensare che ci sia stata una corruzione più vasta, oppure che ci sia. È un po' difficile, secondo me, che Erannes se lo sia inventato il copista. Secondo me Erannes deriva in qualche maniera da poesia. Io sono stato molto ottimista in questa ricostruzione, possibile che ci sia appunto una parentela più remota con il testo poetico di partenza. Credo però che un testo poetico di partenza ci fosse. L'idea delle colchidi è interessante per varie ragioni, poi adesso non sono andato nel dettaglio, ma naturalmente è interessante perché lì c'è appunto c'è la storia degli Argonauti, naturalmente, quindi insomma lì di stelle, di sole, la nascita del sole, insomma le stelle, cioè Medea, c'è tutto un discorso anche a livello, paradossalmente ci potrebbe entrare bene anche la Sibilla a quel punto lì, nel senso che c'è tutta la parentela fra Medea, le maghe, eccetera, eccetera. È un discorso complicato e c'è un frammento di Omelo di Corinto che potrebbe andare in questa direzione qua. Quello che interessa però è che effettivamente uno dei punti secondo me più oscuri è proprio quello che tu dicevi della Sibilla. Allora, io credo che ho guardato naturalmente i testi latini e ti ringrazio, naturalmente anch'io ci ho pensato. Anche lì ho avuto un po' di difficoltà a trovare una digressione astronomica, perché deve essere una digressione che ha a che fare con le stelle. Ho guardato Virgilio, naturalmente. Allora, nella poesia greca come tale, torno a dire, la Sibilla di fatto non compare, almeno nella poesia greca c'è la Lamia di Euripide, c'è questo problema di cosa fosse la Lamia di Euripide, se lì dentro c'è qualcosa che è un po' come una Sibilla. Però in realtà nella poesia greca come tale non sembra un personaggio, neanche presupposto come personaggio. Allora, nella poesia latina c'è l'Eneide, ci sono, però in realtà ho avuto grandi difficoltà. Ti ringrazio della cosa, ma così i primi controlli che ho fatto non sono stati molto, molto fecondi, però magari forse appunto guardando meglio esce fuori qualcosa. Comunque ti ringrazio molto, perché appunto le tue reazioni mi confortano, se non altro nel fatto che è una cosa un po' difficile, ecco. Però a memoria non c'è niente di astronomico nel senso dell'Eneide. Piuttosto volevo chiederti
po' strano, è ormai per me. No, no, ma hai ragione, infatti non c'è mai riferito ad Amaxa, per questo dico le vaghe stelle dell'ossa volevano mettere in relazione anche questo, cioè il fatto che effettivamente è raro che l'Amaxa sia definita bella, però è vero anche che Eranon è legato in quel frammento di Eranos in generale, Eranos non è un aggettivo molto frequente nella poesia greca. C'è questo frammento di Bacchiglia in cui si parla specificamente della luce bella dell'aurora, o l'aurora certo non è una stella, o meno non è propriamente una stella, però insomma diciamo è un fenomeno astronomico, è una luce amabile, bella, io intenderei era nostra nel senso di bello, di così grazioso, luminoso, insomma qualcosa di simile, però hai ragione che non è un aggettivo specializzato per questo. Però a maggior ragione, siccome non è un aggettivo comune, non è un nesso comune, il fatto di trovarlo mi fa pensare che non sia stato messo lì per caso, cioè probabilmente è qualcosa che noi non conosciamo o di cui non abbiamo molte attestazioni. Io non vedo altra soluzione, cioè, ho provato naturalmente anche a pensare a diverse altre soluzioni di correggere questo iranese, eccetera. Non ne vedo sinceramente il motivo cogente a un certo punto, non vedo altre soluzioni se non pensare che sia il fatto che bene o male il carro è importante, insomma può essere anche bello se ti trovi in mezzo al mare di vederlo, ecco, perché effettivamente ti aiuta, ecco, un minimo ti aiuta, però veramente andiamo nelle speculazioni. Grazie. Allora, io avrei una domanda per Daniele, per Davide, no, per Daniele Salvoldi. Cioè, volevo chiedergli qual è la parola egiziana che lui traduce con N quando si parla di defunti, e soprattutto perché il defunto viene definito N, se è solo il faraone che viene definito N quando muore, o se tutti i morti sono N. Sì, non mi sono spiegato bene. In realtà, siccome i testi delle piramidi sono attestati in diverse piramidi, in ogni piramide N è il nome del faraone sepolto in quella piramide, o in alcuni casi nella regina. Quindi per avere un'edizione così generica, senza riportare il testo di questa o di quella piramide, si sceglie ogni tanto di mettere N, così come N, una persona qualunque. E, sì. Pare di aver capito, Daniele, questo N può rappresentare non solo un appartenente alla dinastia, ma anche un qualunque egiziano, che quindi entra nel mondo celeste, nel mondo delle stelle, quando la concezione dell'aldilà o del post-mortem si modifica. Esatto, alla fine dell'antico regno, la storia egiziana è turbolenta, viene chiamato primo periodo intermedio, c'è un collasso politico, sì, c'è una frammentazione anche del controllo del territorio. E quello che emerge poi nei testi dei sarcofagi, che sono chiamati così perché compaiono nei sarcofagi anche di persone di rango, non certo le persone comuni, però comunque persone di rango, una cerchia più ampia rispetto alle piramidi dei faraoni e alle regine, si parla in effetti di democratizzazione dell'aldilà, cioè di un accesso a queste formule rituali e quindi a tutto quello che implicano, cioè diventare una stella, diventare uno spirito incorrotto, a una cerchia più ampia, che poi nel periodo successivo, come si è visto anche nel Libro dei Morti, si estende praticamente a tutti quelli che possono permettersi di farsi scrivere un papiro, diciamo. Volevo sapere se si nota una difficoltà nel identificare le stelle, come ha detto il professor Pontani, in quanto sono disposte diversamente oggi rispetto a migliaia di anni fa. Sì, in effetti quel poco che ho detto è tutto quello che sappiamo, e sicuramente anche la posizione del cielo e il cambiamento, la precessione degli equinozi, le varie cose influenzano il nostro sapere. Di tutto quello che sappiamo, alla fine il grande carro dell'Orsa Maggiore, Sirio e Orione e i cinque pianeti. E tutto il resto, nei testi compaiono diversi altri nomi, che possono essere nomi propri di stelle,
che però non siamo assolutamente in grado di identificare. Poi anche a livello iconografico abbiamo questi zodiaci che accompagnano in età più tarda, però in età precedente abbiamo visto, non so se ricordate, quell'immagine dell'Ursa Major con il toro in mezzo e poi c'è un coccodrillo, c'è un dio della testa di falco, c'è un ippopotamo con un altro coccodrillo sulla schiena, un leone, e nonostante le stelle siano effettivamente marcate in alcuni punti chiave del corpo di queste figure, è risultato impossibile finora. Ci sono alcuni tentativi, ma non sono definitivi, quindi effettivamente sì, è molto difficile, anche se non solo ci basiamo sui testi, ma addirittura su delle rappresentazioni chiare del cielo, non riusciamo a capire di quali stelle si parli o di quali costellazioni. Sicuramente questo influisce anche. Io volevo chiedere al professor Pontani se è possibile ampliare in qualche modo la sua ipotesi sofoclea, cioè legata alle Colchides, per questo frammento in particolare, quindi come si inserirebbe più o meno, che cosa abbiamo, e se in particolare Rannos si potrebbe inserire nell'usus lessicale e anche in questa tragedia. Immagino che tu abbia un sacco di materiale su questo, quindi volevo sapere un po' di più, dal momento che abbiamo un po' di tempo, quali sono le tue ipotesi riguardo appunto ai frammenti sofoclei, ecco. In realtà no, nel senso che ne so molto poco, e anche sulle povere Colchides c'è molta, molta incertezza. Dunque la cosa è questa, cioè molto brevemente l'unica cosa su cui ho speculato è questa, che c'è una possibilità, questo è Suarez La Torre che lo dice, che all'interno delle Colchidi ci fosse come personaggio che parlava a un certo punto la Sibilla, cioè che a un certo punto si consultasse la Sibilla. Questo potrebbe essere carino, nel senso che risolverebbe due problemi con un colpo solo, anche, o perlomeno potrebbe. È un fatto che naturalmente ci sono delle sono state esplorate dagli storici delle religioni, Torelli Ghidini, eccetera, eccetera, Chirassi Colombo e vari altri, hanno esplorato delle connessioni fra Medea, la Sibilla libica in modo particolare, e la Lamia, quindi personaggi che sono apparentemente in posti diversi ma che fanno un po' le stesse cose, che sono un po' maghi allo stesso modo e che sono in qualche modo anche genealogicamente legati. Questo fatto, questi legami genealogici sono tenui e passano naturalmente anche per la discendenza solare di Circe, di Medea e compagnia bella, quindi con una discendenza anche in qualche modo astronomica. In realtà che cosa è concretamente dal punto di vista della trama succedesse, cioè in che maniera, cioè, queste si inserissero, è piuttosto incerto, e i frammenti delle Colchide sono pochissimi, cioè sono veramente minimi, quindi io so che gli storici delle regioni l'hanno buttata lì, non voglio dire nulla contro gli storici delle regioni che fanno un lavoro importantissimo, a volte costruiscono in maniera piuttosto ma giustamente, cioè è bello dare, ecco, io sarei molto contento di poter attaccare questo frammento a questo discorso qui e pensare che in realtà dietro questo Fesin c'è lo stesso soggetto in qualche maniera sottinteso nella Sibilla Sparecrosis, e cioè appunto Sofocle. Potrebbe essere, però ecco, io non sono riuscito a approfondire molto, non so se non credo che si possa più di tanto. Comunque ecco, l'idea sarebbe una delle pochissimi casi in cui la Sibilla compare all'interno della cosa, perché c'è una profezia a un certo punto e potrebbe essere detta dalla Sibilla, e quindi, però insomma, sarebbe uno dei pochissimi casi in cui la Sibilla compare come personaggio. Questo è il problema, perché la Sibilla dove compare, giustamente diceva Glenn, che appunto bisogna cercare un testo più ampio, questo è logico, deve essere cercare un testo più ampio nel quale parli e faccia una digressione, e una possibilità è appunto un discorso all'interno di una tragedia, perché no? Certamente più forse che non una lirica corale dove non si capisce bene cosa Sibilla ci starebbe a fare, e però appunto non c'è un'evidenza sicura che fosse un personaggio nella tragedia, se non appunto forse qui è stato ipotizzato, ma con molta circospezione. Quindi mi dispiace deluderti, ma io perlomeno non ne cavo molto. Un ultimo intervento che era già prenotato.
No, è un intervento ancora, cioè era un'osservazione anche magari banale sull'intervento precedente del dottor Salvoldi sulla parte egizia, ecco, dell'astronomia. Mi aveva colpito quell'immagine a cui faceva riferimento anche prima, cioè quella del carro, del gran carro, come rappresentato come bue, e soprattutto della figura che stava alle sue spalle, perché di fatto è la stessa iconografia che si ritrova anche nel mondo greco, appunto del rapporto tra l'Orsa Maggiore e Boote. Quindi è comune, almeno la parte, e soprattutto, ecco, mi colpiva, ma l'immagine non l'ho più sott'occhio, il fatto che l'uomo fosse rappresentato esatto, inclinato, proprio come l'iconografia è la stessa, ecco, quindi questa era. E anche il fatto linguistico, cioè meglio l'immagine che sta dietro, nel senso che sappiamo nel mondo greco la doppia identificazione dell'orsa, cioè orsa e carro, che appunto è un'apertura di Arato e già omerica. E il fatto appunto della doppia, conseguente doppia denominazione di Boote, come Boote d'Artofyllax. E invece sul versante latino il fatto che ancora una volta, per tutt'altra strada probabilmente, sia ancora l'immagine dei buoi legata all'Orsa Maggiore, perché il discorso dei Septentriones, appunto sono i sette buoi che arano, lì probabilmente l'immagine, come è noto, è quella della aratura circolare, cioè quindi, però ecco, era un discorso, lo dico, un'osservazione così. Risposta velocissima, e mi sorprende, non sapevo assolutamente di questa connessione. L'immagine che abbiamo visto è del soffitto di Seti I, quindi siamo intorno al 1190 a.C. Quindi abbastanza antica, non le so dire se ci sono poi raffigurazioni più antiche di questa. È possibile in effetti che ci sia qualcosa nella tomba di Senenmut, che è di 300 quasi anni più antica, quindi però a questo punto è possibile far derivare l'iconografia da queste cose. Bene, direi che ringraziando ancora. Sì, allora, sì, dobbiamo una decisione necessaria. Perché grazie ai tre relatori che hanno mantenuto i tempi in maniera rigorosa siamo riusciti ad avere spazio per il dibattito. La pausa caffè forse ci vuole, poi ci rivedremo tra un quarto d'ora, non di più, mi raccomando, e eventualmente recupereremo altri interventi alla fine della sessione mattutina. Grazie. Molto interessante, è un pasticcio, facendo questo tipo di testi.